e sono un'archeologa. Oggi, grazie alla tecnologia di Paolo Dal Prato, effettueremo un volo virtuale sulla Villa dei Quintili a Roma. La cooperativa Parsifal, che rappresento, infatti aderisce al progetto Drone Virtuale, che ha come scopo la valorizzazione dei nostri beni culturali anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo. La Villa dei Quintili, che si estende tra il quinto miglio di via Appia Antica e il settimo chilometro di via Appia Nuova, era la più grande e fastosa residenza del suburbio di Roma. Il nucleo originario apparteneva ai fratelli Quintili, Sesto Quintilio Gondiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, entrambi consoli nel 151 d.C. La villa è divenuta proprietà imperiale con l'imperatore Commodo dopo l'uccisione dei fratelli Quintili, voluta dall'imperatore stesso negli anni 182-183 d.C., con l'accusa di aver ordito una congiura contro di lui, ed è stata notevolmente ampliata fino a diventare una residenza unica. La grande proprietà divenne una villa imperiale, funzione che sembra aver mantenuto fino al III secolo d.C., per rimanere parzialmente in uso fino al VI secolo d.C., all'epoca di Teodorico. L'accesso originale alla villa era dall'Appia Antica, attraverso un grande giardino a ippodromo dotato di un ninfeo monumentale affacciato direttamente sulla via. Oltre il giardino si trova il nucleo principale della villa, che si sviluppa sulla collina a terrazze affacciate sul fosso dello statuario, con una serie di cortili e vani di rappresentanza, le due grandi aule termali del calidario e del frigidario, alte 14 metri, e gli ambienti della residenza privata. I resti di questo complesso monumentale offrono ancora oggi degli scorci mozzafiato che hanno ispirato nel tempo molti artisti.